considerato leader a livello europeo come numero e soprattutto come chilometri di piste ad una certa quota. Cosa vuol dire? Che andiamo sullo spartiacque, da qui fino si può scendere ad Imperia, e quindi sono 80-90 km di strada completamente in alta montagna. Opportunità questa anche di un turismo nuovo, questo turismo outdoor sta diventando una vera opportunità, sul quale anche come Regione Piemonte stiamo investendo su un prossimo progetto al COT, quindi su un progetto importante di valorizzazione del turismo all'aria aperta. Il cicloturismo, le biciclette, adesso poi con la pedalata assistita diventa un'opportunità molto nuova, anche bella, alla portata di tutti per vivere questi bellissimi paesaggi. La provincia di Cuneo si sta affermando a livello nazionale e internazionale come terra regina per il turismo outdoor. Mettiamo insieme montagne, valli, paesi di montagne, città di fondovalle e creiamo un mix di prodotto che ha il paesaggio, la natura, i percorsi, le strade militari, l'enogastronomia, l'offerta artistica culturale, e secondo me i numeri ci stanno dando ragione, ma abbiamo un grande potenziale ancora da prendere. È un settore su cui continuare ad investire perché vuol dire creare tanti posti di lavoro. Veramente una pedalata meravigliosa in questo paesaggio incantevole all'interno delle Alpi Marittime. Siamo passati in tre posti differenti perché abbiamo fatto il Piemonte, la Francia e la Liguria. Accessibile a tutti, un prodotto turistico sul quale dobbiamo puntare tutti fortemente, perché il nostro territorio vive assolutamente di questi prodotti turistici. Quindi oggi questo lancio promozionale tutti insieme che la TL ha voluto con forza e va proprio in questa direzione. Il verde dei prati, il rosa dei rododendri, il colore delle rocce magnifiche che abbiamo attraversato, queste rocce carsiche, il blu dell'acqua e del cielo. Direi che ci sono dei colori che descrivono questo paradiso terrestre in cui siamo, che è la Via del Sale, l'antica Via del Sale da Limone a Monesi e poi con tutte le altre diramazioni che permettono agli appassionati di escursionismo in bicicletta, in moto, in auto, in quad, di vivere sensazioni e panorami veramente, penso, unici al mondo. Panorama straordinario, qualcosa di veramente unico, e la bicicletta assistita rende accessibile una bellissima gita come quella di oggi a tutti, alle famiglie, ai gruppi di amici, quindi anche uno strumento di comunità, è un bellissimo modo di stare in mezzo alla natura e quindi lo consiglio veramente a tutti. Percorso che oltre a essere bellissimo dal punto di vista naturalistico, è un percorso che culturalmente lega due popoli da centinaia d'anni, quindi un'occasione fantastica per spiegare ai turisti come ci scambiavamo tradizioni, cibo e commercio secoli fa. Un percorso panoramicamente bellissimo e per quanto riguarda la difficoltà assolutamente alla portata di tutti i livelli, dai ragazzi alle famiglie, e ai ragazzi invece che hanno voglia di farsi un bellissimo giro in bici con dei panorami mozzafiato e anche magari dei tratti impegnativi. Con le nuove e-bike, che tutto è possibile e senza grande fatica, è tutto realizzabile e veramente c'è la possibilità di passare in percorsi impegnativi molto facilmente, godendosi dei panorami mozzafiato, delle giornate stupende, scaricando veramente la stanchezza di una settimana. Questi altopiani carsici bellissimi, questa strada che corre per 40 km dal Colle di Tenda fino a Monesi e per chi vuole anche fino a Ventimiglia, allungandola di ulteriori 60 km. Per le biciclette direi il percorso assolutamente ideale, per i cavalli anche, per i pedoni ovviamente, devono fare qualche tappa in più, ben servito da rifugi, è forse uno dei percorsi più belli d'Europa. È stato divertente, è stato appassionante, bello, soprattutto le discese, quindi ci siamo divertiti, l'ho trovato incantevole. Il paesaggio è bellissimo, le strade sono comunque ben tenute, poi avevamo la fortuna di avere una guida, ci ha fatto anche un percorso storico, quindi da tutti i punti di vista secondo me merita. Una strada che si snoda sui 2000 metri, che è stata ideata e realizzata dal genio militare ed aveva inizialmente uno scopo militare, uno scopo difensivo e offensivo. Adesso si è trasformato in uno dei più bei percorsi delle Alpi Marittime, è un posto meraviglioso e auguriamo tutti di venire, è soprattutto unico, si raggiunge, è una nuova strada per raggiungere il mare.
e siamo qua al paradiso. E poi quella strada è il più bel segno di amicizia franco-italiana. Quando pensate che quella strada è stata fatta per un motivo di guerra e noi oggi la utilizziamo per avvicinare sempre le due popolazioni, francese e italiane, è un percorso fantastico. E quella strada sarebbe stata chiusa se non c'era quell'amicizia e quella volontà di fare assieme qualche cosa di bellissimo, di mantenere quello che gli anziani avevano fatto. E oggi siamo arrivati tra la Francia e l'Italia a ristrutturare quella strada. Sicuramente il colore di queste montagne, verdissimo, con i colori dei fiori e il cielo azzurro che vediamo qua sopra di noi. Quelle macchie di fucsia dei rododendri fioriti sono qualcosa di spettacolare. Azzurro del cielo, il verde dell'erba, il verde delle rocce della Varroia, del bianco calcareo di questo posto magnifico in cui siamo adesso. Verde, rosso, azzurro del cielo, tutti i colori che abbiamo visto, bianco della neve, degli ultimi residui di neve che stiamo vedendo, ha una miriade di colori l'autunno, ma dei colori vincenti del nostro turismo. Paesaggio spettacolare, bellissimo, l'invito a tutti di provarlo, di farlo, perché è veramente un'esperienza unica. Vivete il Piemonte e visitatelo. Venite qua, dimenticate tutto e siete per una giornata nel paradiso.